Il 2016 è stato un anno speciale per lo sport irpino, che non è solo fatto di Avelino e Scandone, ma anche di tanti atleti che ogni giorno si allenano con sudore e fatica e che riescono, nonostante tutto, ad ottenere risultati importanti. Il CONI, come ogni anno, in una sala affollatissima del carcere borbonico, li ha voluti premiare con targhe e coppe che rappresentano qualcosa in più di un semplice premio, anche se le difficoltà non mancano, come sottolinea il presidente del CONI provinciale, Giuseppe Saviano. Non abbiamo risorse economiche adeguate per poter risultare, anzi, dobbiamo ricercarle queste risorse, perché la difficoltà esiste anche per noi. Questo, diciamo, è il motivo principale del fatto che non possiamo sostenere adeguatamente alcune società sportive che meriterebbero di essere sostenute. Che anno è stato il 2016 per gli atleti irpini? Credo che, diciamo, lo sport è un po' più avanti di tutte le altre situazioni sociali della nostra provincia. Lo dico con grande orgoglio, per cui anche gli altri dovrebbero un po', diciamo, fare una riflessione e camminare tutti assieme affinché questa provincia esca un po' dalle secche. Tra le protagoniste della serata anche la boxer Mel Donniacuo. Pieno di emozioni e di traguardi perché è stato un anno pieno con la nazionale, quindi non più titoli fatti tramite palestra, ma sono stata una vera e propria atleta che simboleggiava o comunque gareggiava con i titoli con la maglia tricolore, quindi ogni match, anche un semplice dual match, che è il match più semplice da fare con la nazionale, meno impegnativo, non più semplice. È stata un'emozione. Domanda classica che ti hanno fatto 800.000 volte: come si coniuga la femminilità di una donna con uno sport così maschile come il pugilato? Ottenendo delle premiazioni e arrivando in tacco, semplicemente.